amis, mes frères, nous les Africains, nous avons libéré salsa, mané, 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 salsa, mané, 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 mamma si go, mamma danse, mamma si go, mamma danse. Nostri La Piazza, il talk show di Telechiara che ogni venerdì accompagna la programmazione della nostra emittente raccontando fatti, raccontando vicende, raccontando problematiche, cercando di capire quali sono i problemi, le esigenze, le attenzioni delle persone e confrontandosi con loro. Si chiama proprio La Piazza perché non siamo negli studi e questa sera si è capito benissimo, scendiamo in piazza, cerchiamo di incontrare davvero le persone con le quali vogliamo dialogare e confrontarci. Ringrazio Africa che ha introdotto in maniera spettacolare questa puntata e già da questo incipit si capisce che è una puntata molto speciale. Il titolo che abbiamo dato e la domanda che vi rivolgiamo è questa: siete pronti a capovolgere il mondo? Siamo pronti a capovolgere il mondo? È una domanda un po' particolare, ma abbiamo preso spunto e l'abbiamo un po' rubata, diciamo, al tema della 17ª edizione di Ritmi e Danze dal Mondo, che è la festa multietnica per eccellenza del Trevigiano, ma ormai del Nord-Est, che si svolgerà il prossimo fine settimana dal 22 al 24 giugno nel parco di Villa Wasserman di Giavera del Montello. E cercheremo proprio con gli organizzatori di Ritmi e Danze, con le associazioni degli immigrati, ma non solo, anche con molti italiani, di capire perché c'è bisogno forse di capovolgere il mondo e come farlo. Ringraziamo la Caritas Tarvisina, la Caritas di Treviso che ci ospita, siamo infatti nella sede della Caritas di Treviso in diretta. Prima di conoscere i nostri ospiti e di entrare nel vivo del dibattito, saluto chi condurrà con me questa puntata, coppia in realtà abbondantemente collaudata. Buonasera. Buonasera Elena, buonasera ai telespettatori e anche ai radioascoltatori. Vi ricordo infatti che siamo in diretta anche su Blu Radio Veneto, sulle frequenze di Blu Radio Veneto, e che chiederemo a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori tutti assieme di alzare un po' lo sguardo rispetto al normale orizzonte, quindi anche a loro chiederemo di capovolgere il sistema, almeno per una serata, almeno per queste 2 ore di diretta. Possono farlo intervenendo attraverso gli sms al 392-666-0099 oppure telefonandoci al 340-9434-843. Questa sera parleremo di moltissime cose, entreremo davvero nell'attualità di questi giorni, lo faremo da un punto di vista diverso, come avete capito, che è quello degli immigrati. Qui in sala ne sono presenti moltissimi, circa una decina d'associazioni, ma vi assicuro che sono solo una minimissima rappresentanza di non solo di tutte quelle che parteciperanno a Ritmi e Danze nel Mondo, ma anche di tutte quelle effettivamente presenti nel tessuto attuale della nostra società. Direi di cominciare il nostro dibattito di questa sera, tantissima la carne al fuoco e moltissime sono anche le sorprese video, audio, insomma musica e riflessione, non solo.
e la riflessione. Grazie Giulia, quindi vi invitiamo davvero a partecipare anche da casa, cercheremo di dare spazio a tutti quanti. Saluto intanto i nostri ospiti sul palco, Don Bruno Baratto di Associazione Ritmi Danza dal Mondo, ma insomma già Caritas, Migrantes, insomma conoscitore della materia. Saluto Rosa Basilio di Associazione Ritmi Danze dal Mondo, saluto il sindaco di Giavera del Montello che è il comune che ospita da 17 anni questa manifestazione così bella, così ricca. Gottardo, benvenuto, e saluto Franco Marcuzzo di Anolf CISL che insieme a noi cercheranno un po' di dibattere questo tema e rispondere a questa domanda. Siamo pronti a capovolgerlo il mondo? Sono molti gli ospiti anche in piazza e molte le associazioni, ma insomma, c'è tempo per tutti. Cominciamo proprio con il tema un po' della serata, che sono anche i dati che sono stati presentati proprio ieri qui a Treviso, perlomeno, sulla presenza degli immigrati nel nostro territorio. Treviso da sempre nel Veneto è stata una delle province con la maggiore presenza di immigrati, siamo secondi solamente a Verona ad oggi, insomma nel 2011, i dati sono del 2011, terza Vicenza e poi via via le altre province. Nella nostra provincia sono 102.500 gli immigrati censiti, usiamo questa parola, insomma, di cui 27.000 sono minori. In Veneto sono circa 504.000 le persone straniere immigrate nel nostro territorio, quindi si parla di numeri importanti, più del 10%. Insomma, della popolazione veneta. Allora, quello che chiederei subito a Don Bruno intanto è che tipo di riflessione avete fatto, dando i dati, ieri e anche oggi, so, in provincia, di una presenza che continua ad aumentare anche se la percentuale si è drasticamente ridotta negli ultimi anni. E poi ci sono degli elementi particolari quest'anno che sono entrati in campo. Sì, si nota che nonostante la crisi e nonostante tante previsioni di rientri massicci, la popolazione straniera, di cittadinanza straniera residente nella provincia rimane stabile e continua ad aumentare, sempre più lentamente, ma continua a farlo, è un 2,5% rispetto all'anno precedente, certo non paragonabile ad alcuni anni fa in cui Treviso era una delle prime province d'Italia per la rapidità di aumento. C'è però un segnale che dice di questa difficoltà, di questa fatica a rimanere dentro questo tempo di crisi. Ed è questo, per la prima volta dopo svariati anni, i nati da entrambi i genitori stranieri, quindi giuridicamente stranieri per la legge italiana, subiscono non una battuta d'arresto ma un calo. Sono 2009, 140 in meno dell'anno precedente, un 6,5% non è cosa da poco, soprattutto perché si nota questo calo così improvviso. A dire di una situazione difficile con cui le famiglie straniere fanno i conti, famiglie immigrate, e che fa ripensare probabilmente la propria strategia di inserimento nel territorio, probabilmente anche il proprio progetto migratorio. Scusami se ti interrompo, Don Bruno, tra l'altro sono calati quindi i nati da certo, genitori stranieri, cosa che va ad incidere sull'aumento demografico, che certo, se negli ultimi anni è positivo, quindi la differenza tra le persone decedute e i nati è positivo solo grazie alle persone, alle famiglie di immigrati, alle famiglie di stranieri. Quindi adesso ci sarà una controtendenza in un certo senso, già si può denotare questa controtendenza? La si nota già per certi versi, cioè il saldo naturale, appunto i nati meno i morti, di tutta la popolazione trevigiana è attivo per meno di 1.000 persone, solo grazie al forte saldo naturale attivo, quindi di nati, della popolazione straniera. Se fosse soltanto la popolazione italiana saremmo in decremento, in decrescita per 1.500 morti. Sarebbe assolutamente negativo. Da dire che nelle statistiche europee, dati del 2010, l'Italia era l'unico paese europeo, alcuni paesi crescono, alcuni paesi calano, l'Italia è l'unico paese europeo che cresce solo grazie all'apporto migratorio. Certo, quindi il minor numero di nati da famiglie straniere è il primo segnale, un altro segnale cos'è? Ci sono dei rientri già volontari, voglio dire, nel proprio paese di origine oppure ancora no? Una cosa che possiamo notare è questa, i numeri non lo dicono ancora, lo dice forse soltanto questo decremento dei nati.
Certo è che le persone che arrivano qui e che con uno sforzo notevole sono arrivate, si sono messe in regola, hanno acquisito una stabilità, prima di rinunciare a una presenza regolare e inserita nel territorio ci pensano molto. Piuttosto mandano a casa per un periodo un pezzo di famiglia, moglie e figli di solito, pur di riuscire a mantenere una presenza ancora regolare, quindi una residenza. Questo vuol dire che l'investimento da loro fatto su questo territorio, investimento non soltanto economico, chi comincia a comprare casa, chi accende un mutuo, certo fa un investimento di peso, ma anche l'investimento esistenziale, arrivare qui da alcune zone africane o da alcune zone asiatiche è davvero un viaggio di tanta speranza e di grande impegno, e poi riuscire a mettersi in regola e rimanere in regola è altrettanto complicato. Certo. Poi torniamo sul discorso della rete. Rosa certo. Però annuiva, e quindi io volevo venire da te, Rosa, per capire, è così? Cioè, effettivamente state accusando anche voi la crisi che il nostro paese sta attraversando e come la state vivendo? Sì, noi viviamo la crisi magari un po' di più che la persona che sono italiana, perché noi siamo praticamente da soli. Se fa un mutuo e lavora la persona. Cosa sta succedendo in questo momento? Che si sta spaccando la famiglia, come diceva Don Bruno, si divide come la vita in nostro paese, parlo Repubblica Dominicana, l'Africa costa meno, se c'è una persona che lavora manda la moglie o viceversa i figli, per quello è diminuita la crescita. Solo che non si sente tanto parlare perché noi siamo abituati a questa situazione della crisi. Per gli europei è una cosa nuova vedere che non c'è lavoro, che non c'è la crisi, ma noi siamo nati con questa crisi. Siete più allenati, se vogliamo, di noi rispetto infatti, a noi. Per quello tu non senti gli stranieri che... Sì, che succedono, che parlano tanto della crisi, però c'è la certo, crisi. Sapete affrontarlo con uno spirito diverso, siamo abituati. Probabilmente. Siete abituati. Questa è una dichiarazione, insomma, che, sulla quale poi magari torneremo. Andiamo avanti un po' con il giro. Volevo sentire dal sindaco Fausto Gottardo, un po' il vostro territorio è abituato a confrontarsi appunto con l'immigrazione, avendo anche ospitando da anni questa festa, però anche proprio come amministratore, in questo momento di difficoltà, gli immigrati bussano alle porte di un'amministrazione tanto quanto i cittadini italiani, per esempio i cittadini di Giavera, voglio dire. Ma il comune di Giavera da tanti anni, non solo 17 anni, ospita quella eccezionale esperienza che è stata la Casa Caritas a Giavera, che ha insegnato a molti di noi cosa vuol dire l'ospitalità, il senso civico del rispetto di persone appunto che vengono in Italia in cerca di lavoro, e sicuramente da lì è partito un seme diverso, un seme che ha generato un futuro diverso, sia come convivenza appunto con i nostri cittadini, ma soprattutto anche come aprire le porte a quella festa che all'inizio era semplicemente rinchiusa all'interno di un steccato, poi è diventato qualcosa di molto più importante grazie alla collaborazione di tutti e soprattutto alla collaborazione degli immigrati. È chiaro che la crisi è un po' generale, la crisi è mondiale e nessuno può negarlo. Ne sentono maggiormente il peso non solo gli immigrati, ma anche i cittadini italiani che si trovano senza lavoro e senza la possibilità di vedere un futuro certo per loro e per i propri figli. È chiaro che chi viene in Italia in cerca di lavoro ha meno possibilità e meno diciamo, salvaguardie di chi è italiano, di chi è nato qua. Ma la situazione si sta un punto capovolgendo, perché il problema è difficile per tutti, soprattutto per chi ha avuto i figli che sono nati in Italia e sono italiani a tutti gli effetti. Allora stiamo parlando di manovalanza a basso costo, possiamo dirlo, che non trova più lavoro in Italia ma viene ricollocata magari da qualche industria italiana anche all'estero, penso ai cantieri edili, dopo la guerra in Bosnia e Erzegovina nel 95 i nostri cantieri qui nella zona di Treviso sono tutti animati esclusivamente da bosniaci, serbi, croati e gente che veniva dalla zona appunto della guerra della Balcania. Ora queste persone sono impegnate, la crisi edilizia è forte anche qui nella provincia di Treviso, sono impegnate in altre parti del mondo, ma sempre come manovalanza a basso costo. Forse questo che è sbagliato, nel senso che noi italiani non abbiamo bisogno della manovalanza a basso costo, ma abbiamo bisogno di gente che lavori con noi e che impari a lavorare con dei criteri che poi vengono esportati nei loro paesi di origine e aiutano molto appunto a crescere anche il paese di origine. Penso a tutto quello che è successo nel Nord Africa in questi ultimi anni, che
che ha cambiato completamente il modo di atteggiarsi da parte di molti cittadini marocchini, da parte anche di molti cittadini tunisini, che sono tornati nel loro paese a creare aziende, a creare imprese, proprio sul modello trevigiano e veneto, imparando a lavorare qui da noi. Certo. E questo penso sia positivo anche in questo momento di crisi. Assolutamente sì. Franco Marcuzzo, avete dato come sottotitolo Andando oltre la crisi, insomma, guardando lontano. Anche presentando i dati avete ricordato come in realtà l'immigrazione sia entrata un po' in un cono d'ombra, in una sorta di cono d'ombra. Se ne parla meno, è quasi meno un problema, se fino a qualche mese fa l'immigrazione era un problema, ora non lo è più, e si parla pochissimo delle persone immigrate nel nostro territorio. Ecco, un po' tutto quello che è stato detto, quindi questi, il calo delle nascite, alcuni rientri, le seconde generazioni che dovranno affrontare un fenomeno probabilmente al quale non sono abituate, a differenza dei loro genitori. Ecco, che cosa sta portando? Ecco, io intanto inizierei, riprenderei un po' il ragionamento sul dossier che abbiamo presentato ieri. Siamo già alla nona edizione e la cosa che non vuole essere quel dossier è solo, non vuole essere una soddisfazione della curiosità per vedere come vanno i flussi migratori. La cosa che ci interessa invece del dossier è tentare di leggere in tempo abbastanza reale quelle che sono le mutazioni della società. Cioè, noi continuiamo a ragionare sugli immigrati come una causa, come un problema. In realtà molto spesso l'immigrazione è un effetto più che una causa. Cioè, i datori di lavoro che hanno posti di lavoro liberi hanno cercato immigrati, quindi l'immigrato arrivava perché c'era un posto di lavoro. C'era un anziano che aveva bisogno del badante, ci sono le stagionalità della frutta che hanno bisogno di stagionali, c'è il periodo delle ferie che hanno bisogno di camerieri o di cuochi, quindi c'erano delle condizioni di bisogno che hanno creato le condizioni perché gli immigrati arrivassero. Quindi quando parliamo di lettura di questo fenomeno, leggiamolo anche come effetto di come noi ci comportiamo e come noi agiamo rispetto a questa situazione. Per quanto riguarda invece l'aspetto dei dati e le cose che stanno emergendo, innanzitutto il primo dato è il calo delle nascite così brusco come quest'anno. Quindi veniamo da una serie di anni in cui gli stranieri prolificavano, quindi c'era una prolificazione in crescita e di colpo quest'anno calo, e calo consistente, 6,5% in meno. Chiaramente un effetto della crisi. Ecco, di solito la denatalità è figlia delle società del benessere. Cioè le società che stanno bene cominciano ad avere una serie di problematiche, per cui una delle conseguenze che ci sono in questo tipo di società è che si figlia sempre meno. Stavolta invece notiamo una denatalità che deriva da una condizione di crisi, quindi è l'inverso rispetto a questo. Quindi quest'anno raccogliamo un segnale che avrà bisogno di essere monitorato parecchio nei prossimi anni. Ed è un dato che ci preoccupa, magari soddisfa di più chi vede questo come un elemento che forse disturba meno rispetto agli equilibri sociali. In realtà è un dato che preoccupa. Porterà un invecchiamento più precoce del nostro paese. Lo leggerei da due punti di vista. Gli immigrati hanno mantenuto bassa la nostra media dell'età proprio perché sono giovani. Gli certo. Over 65 tra gli italiani sono oltre il 20%, gli over 65 tra gli immigrati 1,4%. Certo, sono giovani. Sul mercato del lavoro, noi sempre meno nel mercato del lavoro perché sempre meno figli ci sostituiscono rispetto a questo. E quindi problemi anche dal punto di vista economico. Quindi ci sono aspetti che hanno bisogno di essere valutati e valorizzati perché questo tipo di fenomeno rischierà di condizionare molto il nostro sviluppo o la ripresa economica. Certo, e insomma avete capito che questi sono un po' una carrellata di dati che volevamo darvi così a inizio di questa puntata per capire qual è lo stato delle cose dell'immigrazione nel nostro territorio. Giulia, se non sbaglio c'è qualche sms. Sì, dalla nostra piazza virtuale emergono già un po' di provocazioni. La prima è: questa crisi piacerà chi ha a lungo soffiato sul fuoco dell'intolleranza, probabilmente il nostro telespettatore si riferiva a questo flusso di ritorno che chiaramente impone agli immigrati di tornare a casa. E poi: sono ingegnere immigrato iracheno, da profugo ho avuto i documenti, ma poi la mia vita è peggiorata, tanta burocrazia.
quindi anche il problema della burocrazia. Infine, questa sera ci stiamo chiedendo se siamo pronti a capovolgere il mondo, ma Gian 73 si chiede: ma il mondo è pronto per essere capovolto? In base alla burocrazia che ha incontrato il nostro telespettatore emigrato iracheno, probabilmente è anche il caso di chiedercelo: che tipo di società accoglie chi effettivamente è in grado di avere uno sguardo diverso nei confronti di questa, di questo aspetto della società, diciamo, non chiamiamola neanche più problematica. Chissà cosa ne pensano i nostri ospiti, insomma, di questa incapacità in realtà anche del sistema poi di essere capovolto, forse. Esattamente. Magari nella seconda parte, nel secondo blocco, cercheremo di rispondere a queste provocazioni. Siccome non abbiamo moltissimi minuti, volevo far intervenire Fabrizio De Sordi, imprenditore, ci ricordi anche il nome dell'azienda che... La Baggio De Sordi. Ecco, Fabrizio, da imprenditore, il mondo del lavoro... non solo per gli italiani ma anche per gli immigrati, tu hai molti dipendenti che sono stranieri, alcuni, sì. Come sta vivendo? E quindi gli stranieri lavoratori come stanno vivendo questa crisi? Beh, diciamo che le aziende stanno vivendo in modo drammatico questa crisi. E questo che purtroppo... l'abbiamo raccontato più volte, sì, appunto, anche nei nostri... Perché nei purtroppo nostri non dibattiti. È una cosa che dura da poco, è una crisi che si sta prolungando in maniera incredibile e che... ovviamente ha in qualche modo eroso anche delle riserve che qualcuno poteva avere per sopportare momenti difficili. Adesso probabilmente c'è da ripensare un po' a un sistema, perché probabilmente qui è cambiato il mondo e forse capovolgerlo significa raddrizzarlo, perché probabilmente le cose come stanno andando e come sono andate finora probabilmente hanno bisogno di essere rivedute. Quello che sono stati i punti di riferimento fino ad oggi probabilmente vanno un po' rivisti, perché se vogliamo lavorare per il benessere nostro, delle imprese, dei nostri dipendenti e del nostro territorio, probabilmente dobbiamo chiederci che cosa vuol dire benessere, che cosa vuol dire oggi lavorare per migliorare la propria condizione. Fabrizio, dopo più tardi torneremo anche per capire magari se hai qualche testimonianza dei tuoi dipendenti su come magari sostengono le loro famiglie a distanza, per esempio, perché poi la chiave delle persone che sono immigrate nel nostro territorio era quella di aiutare poi i familiari che rimanevano a casa. Poi torneremo. Abbiamo pochi minuti e quindi io direi e chiederei a Rosa di presentarci brevissimamente il video che andremo a vedere adesso, ed è l'Inno d'Italia, e insomma in giorni di europei siamo proprio a tema. L'Inno d'Italia ma cantato in maniera molto molto originale, interpretato in maniera molto originale. Rosa, velocissimamente, com'è nata infatti l'idea? Infatti abbiamo cantato questo Inno d'Italia perché, anche se siamo stranieri, ci sentiamo veramente integrato in Italia. Se tu mi chiedi cosa è l'Italia, Italia è casa mia. Sono dominicana ma mi sento essere italiano, e per noi è stata una soddisfazione cantare l'Inno d'Italia perché lo sentiamo nostro. Lo sentite vostro? E allora, anche sulla scia della campagna L'Italia sono anch'io, che, di cui abbiamo parlato abbondantemente anche in questo anno. 392-666-0099 per gli sms, 340-9434-843 se volete intervenire in diretta. Siete pronti per cambiare il mondo? Ci lasciamo con il video dell'Inno d'Italia cantato da 160, se non sbaglio, persone, e poi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi. Italia, Italia, si resta, si devo, si scicchio, si...
Bentornati ai Fatti Nostri, la piazza. Questa sera stiamo capovolgendo il mondo in diretta dalla Caritas di Treviso. Sto scherzando, ma non troppo, perché capovolgere il mondo è infatti lo slogan della 17esima edizione di Ritmi e Danze del Mondo, che si terrà la prossima settimana a Giavera del Montello. Siamo quindi in terra di Marca Trevigiana per parlare di immigrazione, non solo. Prima della pubblicità abbiamo visto infatti l'inno d'Italia cantato da oltre 160 immigrati, per far capire come in realtà anche questo termine immigrati sia assolutamente desueto. Comunque di questa situazione stiamo parlando questa sera assieme a moltissimi ospiti e associazioni di immigrati, ma prima di continuare il nostro dibattito, dalla regia mi dicono che abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Sì, sono straniera, ormai 11 anni in Italia. Mi trovo molto bene. Il discorso è altro. Allora, si parla tanto che adesso per il momento c'è poco lavoro. Però tanto è vero che c'è tanta gente che ha un lavoro, però non ha permesso di soggiorno. Se mi ricordo bene, 3 anni fa è stato dato un legge che datore di lavoro poteva andare in questura, pagare 500 euro tipo multa, e dopodiché si poteva fare permesso di soggiorno. Per il momento si può fare qualcosa per quelle persone che senza permesso di soggiorno hanno lavoro? Perché è verità è questa, che c'è tanta gente senza permesso però hanno lavoro. Signora, di dov'è lei originaria? Io Ucraina. Ucraina. Franco Marcuzzo, velocemente, Giulia, magari è così, sembra che forse... Signora, ascolti cosa le dice un attimo Franco Marcuzzo di Anolf Cisl, magari può essere utile per lei ma anche per altre persone che sono in questa situazione, se può esistere questa situazione. Non mi risulta che ci siano addizionali di contribuzioni o tassazioni per proroghe di permessi o permessi speciali o resto. I permessi già costano di suo, ma questo non è... La cosa che posso dirle è che in questi giorni è in discussione alla Camera e al Senato il prolungamento del permesso per ricerca occupazione, che prima era di 6 mesi, e stanno pensando di portarlo a 1 anno. Questa è l'unica novità rispetto a questo tipo di aspetto, ma di altre novità... Ci si può rivolgere eventualmente anche ai sindacati, per esempio. Esatto. Ai nostri uffici, ai nostri patronati, all'ANOLF. Certo, oltre all'ufficio, naturalmente, immigrazione della questura. Quindi nessuna sanatoria, forse era questo a cui si riferiva anche la nostra telespettatrice. Ricordo, a proposito di Ucraina, che è qui presente in sala anche l'associazione Ucraina più di qualcuno dei propri componenti, tra l'altro anche vestiti, in modo particolare, se non sbaglio, una bambina nei loro vestiti tradizionali. Forse ci sarà anche tempo per ascoltarli e sentire anche una loro piccola esibizione. Prima ancora della pubblicità avevamo dato la parola a un imprenditore locale che però di immigrazione si è occupato in un modo un po' trasversale, in realtà come volontario in Kenya ormai da tantissimi anni, che è Fabrizio De Sordi, con questa sensibilità, questo imprenditore insomma particolarmente sensibile, che è andato a formare, quindi a portare un know-how che lui già ha avuto in Kenya, se non sbaglio. Fabrizio, questa è la sua esperienza, diciamo, di contatto con la crisi o comunque con una risoluzione della crisi, magari anche nei paesi d'origine. Sì, beh, diciamo, l'esperienza parte da molto lontano, dove la crisi ancora non è che si parlasse di crisi. Questo è vero. In realtà, anzi, negli anni 80 avercene appunto ancora. In realtà l'esperienza che io ho fatto anche per più volte, ma per brevi periodi, è un'esperienza dell'incontro, e quindi è come dire, la possibilità di andare a incontrare, scambiare e imparare e mettere a disposizione quello che sei tu e sai tu all'altro, e dall'altro imparare quello che sa e quello che vive. Ed è come dire, una risorsa fondamentale, quella capacità di mettersi in relazione, quindi imparare dall'altro, solidarizzare, mettere insieme competenze, mettere insieme passioni, mettere insieme obiettivi per edificare qualcosa di positivo per il popolo, che a quel punto là diventa non un popolo di una nazione all'altra, ma un popolo che condivide una realtà comune in un ambiente che qui è l'Italia, lì poteva essere il Kenya e così via. Molto brevemente, perché cerchiamo di riuscire a parlare tutti questa sera, cosa ha imparato lei da quel mondo da cui noi normalmente, lo dico anche come imprenditore, succhiamo noi come italiani invece? Beh, allora quando mi chiedono questo tipo di domanda, io dico che l'Africa mi ha dato un metro, perché probabilmente noi, vivendo in un paese ricco, non capiamo
quello che abbiamo, o meglio, non sappiamo valutare correttamente quello che abbiamo. Banalità, come per noi può essere l'acqua in casa, non è così scontata in altre realtà. C'è gente che fa chilometri per prendere dell'acqua, no? E quindi quando tu arrivi a casa e ti rendi conto che hai l'acqua, dove vuoi, quando vuoi e quanta ne vuoi, ti rendi conto di che beni noi possediamo e non ce ne rendiamo conto. E questo è l'esempio più banale, ma che si può ripetere all'infinito. Efficace il metro di misura con il quale valutare le cose. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, con chi parliamo? Pronto, sono un'italiana, una persona che vorrebbe dire qualcosa e anche avere una risposta. Io ho un nipote di 23 anni, italiano, disoccupato, da 2 anni, perché ha finito il contratto col lavoro e l'hanno lasciato a casa, quindi è un ragazzo italiano senza lavoro. Mi sto chiedendo, abbiamo tanti disoccupati in Italia, tanti ragazzi italiani, adesso non si sta facendo discriminazione, però siccome questa Italia ha una grande necessità di trovare una soluzione per questa crisi che abbiamo, allora io direi, diamo il lavoro ai ragazzi italiani perché sono i nostri cittadini, sono nati qua, non si può mantenere questi e quelli perché l'Italia è impoverita, non si, perché io ho avuto tanti parenti emigrati, ma quando non c'era lavoro andavano a casa, purtroppo è così. Chiarissima, chiarissima. I bambini costano di salute, di ospedale, non ci sono soldi, non è che l'amore non è razzismo, non ci sono soldi. Allora chi dobbiamo preferire? Mandare via i nostri ragazzi italiani? Io vorrei una risposta da persona civile, ma non però, ma perché non c'è lavoro? Chiarissima, non... signora, è stata chiarissima, scusi se la faccio stringere, ma abbiamo tempi un po' stretti, è stata chiarissima nella sua provocazione, ma anche insomma che si può comprendere, se vogliamo, un giovane disoccupato italiano. Don Bruno, guardo te, ma poi vorrei andare anche da Don Davide. È un po' un luogo comune che si sta diffondendo in questi ultimi mesi. Diamo lavoro prima agli italiani, poi casomai vengono gli immigrati. Anche se lo ricordo anche la signora, ci sono tanti giovanissimi che sono nati in Italia, non sono cittadini italiani, ma davvero sono, è come se lo fossero, manca solo burocraticamente la cittadinanza, insomma. Sì, questo è un, rispondiamo magari velocemente con è un fatto reale che fino a quando c'era molto lavoro non c'era concorrenza tra italiani e immigranti, perché c'erano fasce di lavoro nettamente differenziate. I migranti occupavano i posti a più bassa specializzazione, ma anche a più bassa retribuzione, e gli altri occupavano gli altri posti. Ora che lavoro ce n'è molto meno, si può rischiare di entrare in competizione. Va detta una cosa, io non conosco il caso specifico che citava la signora chiaramente, va detta una cosa dei dati che abbiamo, che presentavamo ancora ieri sera, sembra che comunque i migranti si adattino molto di più dei ragazzi italiani. Cioè i ragazzi italiani ancora non sono disponibili a fare un certo tipo di lavoro che la persona immigrata non alle condizioni che si stanno presentando, che non è detto che siano condizioni condivisibili, ma nella realtà dei fatti perlomeno. Mentre la persona immigrata accetta dei compromessi maggiori sostanzialmente. Certo, non è che questo mi rallegri molto. Certo. Grazie Donna Bruno, andiamo da Don Davide Schiavone della Caritas Trevigiana. Non è proprio il tema della serata la crisi del lavoro, infatti dopo questa seconda parte cercheremo anche di capovolgere un po' l'argomento e la chiacchierata, perché cerchiamo di capire cosa possiamo fare per andare oltre. Don Davide, la Caritas è un punto di riferimento anche in questi anni di difficoltà per gli italiani e per gli immigrati. Quali differenze vedi e che cosa si sta facendo? Diciamo che proprio la crisi in questo tempo sta più che altro assottigliando le differenze. Se fino a qualche anno fa gli italiani che si rivolgevano ai nostri sportelli si rivolgevano soprattutto per problemi legati alla relazione, alla solitudine e non tanto ad aspetti materiali, mentre gli stranieri che si rivolgevano ai nostri centri lo facevano soprattutto per queste necessità più materiali,
oggi ecco, le due cose sono molto mescolate, cioè diciamo che sia italiani che stranieri, e la percentuale ecco, è molto vicina, ecco, abbiamo circa un 60% ecco, di italiani, di stranieri e un 40% di italiani. Ecco, il bisogno materiale ecco, è legato poi anche a disagi relazionali, sia in famiglia con le altre persone, è un po' tutto mescolato, no? Quindi, e questo tocca sia italiani che stranieri. Certamente, ecco, come è stato anche detto prima, il problema del lavoro che comporta poi difficoltà oggi sulla casa, ecco, quindi con il rischio di perdere la casa, di non poter accedere a diritti fondamentali. Abbiamo anche situazioni ecco, sia di famiglie italiane che straniere con difficoltà ad avere diete equilibrate per la fatica di avere alimenti e accedere con reddito ridotto. Abbiamo difficoltà di mandare i figli a scuola perché non si può pagare ecco, magari l'autobus. E quindi è una situazione ecco, che, come si suol dire in questo tempo, ha una multidimensionalità ecco, che tocca trasversalmente sia gli italiani che gli stranieri. Già che siamo da te, ti chiederei anche un aggiornamento, se vogliamo, sulla situazione dei profughi, perché così abbiamo imparato a definirli, anche se non è propriamente magari corretto, che sono arrivati ormai un anno fa, proprio in questi giorni, dopo le rivoluzioni della ribattezzata Primavera Araba. Qui in Caritas Treviso ce ne sono 34 di giovani ragazzi, poi insomma avremo modo di sentirli. Che cosa si è fatto e che cosa ancora però bisogna fare? Ma diciamo ecco che dal punto di vista dell'accoglienza e anche di quello che si è attivato, ecco, si è fatto un percorso con questi ragazzi sia a livello professionale che a livello poi anche di imparare la lingua. Ecco, quello che resta un po' la difficoltà ancora oggi è quella di una chiarificazione del loro status giuridico. Ecco, sono stati obbligati a fare la domanda di protezione internazionale quando si sapeva ecco, che molti di loro non erano in queste condizioni perché sono migranti economici che si sono spostati a causa dei conflitti, e a tutt'oggi ecco, si stanno impegnando molte risorse, ma non c'è ancora una chiarezza su quello che sarà il loro status giuridico. Governativa, proprio. Governativa. C'è un incontro, se non sbaglio, il prossimo... Sì, a fine mese, il 27 giugno, ci sarà un incontro degli esponenti di Caritas Italiana con la Ministro Cancellieri per definire un attimino questa situazione. Ecco, se non sbaglio, scusate, vi interrompo perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Prego. Vorrei dare il mio contributo sulla disoccupazione. Il fenomeno che vive l'uomo e il resto della natura, al quale è terra e mare. Se questi due fenomeni vengono a mancare come che è attualmente, cioè, la vita... Non è proprio chiarissimo, ci scusi, ma in che senso vengono a mancare questi due elementi di terra e mare? Ci scusi perché se glielo chiediamo, ma non l'abbiamo proprio capito. Cioè, il mare, allora mi spiego bene. Sì, velocemente se può, cortesemente. È il mare... è quasi morto, non dà più da vivere. Ah, beh, ok, adesso è più chiaro. E la terra, lo Stato, la paga i contadini perché non venga coltivata. Certo. E viceversa, un tempo i pescatori si aveva un debito per farsi una barca, adesso invece lo Stato gli dà un premio, che dà i soldi del permesso pesca perché la barca venga tagliata. Quindi se non altri bisogna che partiamo nella direzione di cercare di tappare in mano le fonti economiche quali mare e terra. Chiarissimo. Allora capovolgiamo il mondo in questo senso, cioè riappropriamoci di quelle che sono le risorse che possono effettivamente darci da mangiare anche in questo caso. Grazie del suo contributo. Giulia, magari mentre raggiungi un rappresentante dei ragazzi, così anche per chiudere il discorso che stavamo facendo con te.
Don Davide, io andrei un attimo da un collega, Angelo Squizzato, già giornalista Rai. Angelo, benvenuto. E come anche buonasera. La stampa sta raccontando un po' questa crisi, ma un po' anche la necessità di capovolgere forse la situazione. Ma sai, la stampa, i media colgono la schiuma del mare, non colgono la profondità del mare. La schiuma oggi è una schiuma fatta di crisi, di inquietudine, di difficoltà. A questo punto credo non sia neanche in grado oggi di cogliere veramente il senso del problema che c'è, soprattutto rapportato all'immigrazione. Ecco. Oggi è quasi sparito questo fenomeno, non è nel sentire comune. È acqua che sta scorrendo, c'è, esiste, ma nel sottosuolo. Credo che a questo punto, sia nei confronti dell'immigrazione, nei confronti della presenza qua, bisogna effettivamente capovolgere un modo di sentire e di cogliere. Per essere molto, molto, molto sintetici, ecco, dobbiamo rovesciare i luoghi comuni sostanzialmente. Perché sentivo dire prima l'ennesimo luogo comune, gli immigrati rubano i nostri posti loro. Non è vero, non è vero. Occupano posti che i nostri non occupano più per cultura, per sensibilità. Non li vogliono questi posti. Ringraziamo gli immigrati che ci sono e che fanno questi lavori. Siamo grati agli immigrati. E che tra l'altro contribuiscono anche con le tasse. Ma chiaro, dire. Chiaro. Noi dobbiamo essere grati agli immigrati, perché senza di loro, amici cari, amici veneti, miei conterranei, senza gli immigrati la macchina si fermerebbe, si bloccherebbe. Vogliamo un attimo prendere coscienza di questo fenomeno. Dobbiamo rovesciare i luoghi comuni. Certo. Ecco, quindi poi, per carità, dobbiamo anche capire le posizioni, dobbiamo capire come si deve svolgere il dialogo, dobbiamo impostare una cultura diversa, eccetera. Però ecco, quello che mi pare di sottolineare anche, diciamo così, al commento del titolo, pronti per capovolgere il mondo, siamo pronti soprattutto a superare i luoghi comuni. Certo. A convivere effettivamente nel dialogo, nella serenità. Poi certo dobbiamo fare poi una riflessione seria su che tipo di presenza, ma questo è un altro discorso. Certo, grazie Angelo, quindi non è dividendoci, ma è affrontando insieme la situazione. Esatto. Cercando di compenetrarci, esatto. Cercando di integrarci, certo. Questo è il vero problema. Certo. Così come succede sempre nell'immigrazione. E io credo che i problemi del nostro paese, culturalmente, socialmente e anche politicamente, saranno superati se ci sarà il contributo degli immigrati, certo. Che oggi sono la parte più viva, più dinamica, se vuoi anche più effervescente del paese, perché noi siamo addormentati fondamentalmente, siamo ormai pasciutti, quindi non abbiamo la capacità, la forza di reagire in maniera forte, cosa che invece hanno gli immigrati, tant'è che le società in crisi sono sempre state in qualche modo aiutate a superare da chi? Dall'immigrazione, così fu con i romani, così furono con i veneziani, eccetera, ma qui è la nostra storia. È la nostra storia, quindi si capovolge insieme questo dobbiamo mondo. Capovolgerci insieme. Dall'esperienza insomma di questi dati sono riuscita a raggiungere quello che questa sera abbiamo nominato il portavoce, chiedo di alzarsi, sarà almeno 3-4 volte più alto di me, alzati pure, ricorda anche il tuo nome, ecco qua. Mi chiamo David Solomon. Seguo da Lagos, Nigeria, sono italiano da un anno adesso alla Casa de Carità con i miei amici africani ragazzi con Don David Schiavo. Adesso ci siamo in Italia da un anno adesso. Fado a scuola insieme, mangiare qui a Carità, viviamo insieme qui. Mi parlo con tutti i miei ragazzi adesso perché abbiamo passato tantissimi così, eravamo in Africa, ma quando noi ci siamo qui, speriamo che la futuro possa cambiare. Come si dice la futuro? La futuro è cosa tu stai facendo adesso. Fado a scuola, imparare la lingua anche per lavoro. Qual è il tuo sogno, Samuel? Mio sogno è per adesso. È difficile. Difficile da sintetizzare. È difficile adesso. Ma adesso, perché ieri abbiamo passato tantissimi corsi in Africa. Certo. Sì, in Nigeria, corsi lavoro a Libia. Ma adesso, qui, imparare per la futuro. La futuro è cosa tu per costruisci, diventare. Certo. Sì.
Quindi sì. questa volontà di costruire. Sabato, ti fermo un attimo perché credo di aver capito che c'è una telefonata. Pronto? È caduta. Mi dispiace averli fatti attendere, ma insomma, come potete capire, ci sono moltissime persone anche assolutamente emozionate. Elena, sì, grazie, naturalmente in bocca al lupo ai ragazzi, prego. Capiremo a fine mese che cosa succederà. Sì. Sì, allora diamo la parola un attimo ad Aldo Pavan, però non abbiamo il microfono, un attimo solo, sì, arriva. Sarò Aldo, velocissimo, sì. volevo aggiungermi a quello che ha detto Angelo Squizzato, perché quanti di noi sarebbero disposti a rischiare la propria vita come hanno fatto questi ragazzi per capovolgere il loro mondo? Quanti di noi sarebbero disposti ad attraversare il deserto sapendo che il 10% di coloro che partono muoiono nel deserto? Sono stato ad Agadez a gennaio e ho visto cosa significa per loro affrontare le fatiche della traversata del deserto con la prospettiva magari di rimanere in Libia, dove sono paragonati ai mercenari che hanno combattuto con Gheddafi, poi da lì attraversare il deserto, il mare, scusate. Quello che volevo dire è che tutto sommato noi ancora viviamo bene. Abbiamo dei servizi che ancora ci permettono di aprire il rubinetto della nostra, come diceva prima il Signore, del nostro bagno che esce dell'acqua, e quando mancano le cose essenziali, come spesso capita in Africa, in certi paesi del terzo mondo, ovviamente si ha voglia di capovolgerlo questo mondo. Certo, ci vuole coraggio per capovolgere il mondo, ci vuole coraggio per affrontare. Credo abbiamo qualche minuto, io volevo sentire da Rosa che cosa ha provato, ascoltando la telefonata di prima quando dicevano diamo lavoro prima agli italiani e poi casomai agli stranieri. Sono d'accordo con la signora che dice sì, che ci sono tante persone che hanno bisogno di lavorare. Io ho un lavoro da 10 anni, quando io ho preso questo lavoro, dove erano gli italiani che nessuno lo voleva? È vero che dobbiamo andare a casa, però mi creda la signora che se noi andiamo a casa, la Italia soffre. Perché? Perché noi occupiamo, lavoriamo con la lavadante, lasciamo la nostra casa e stiamo 24 ore su 24 in una casa. Quanto di voi sarete disposto a lasciare la vostra casa per fare questo lavoro? Facciamo il lavoro che l'italiano non vuole fare, però la crisi non è un problema di noi stranieri, è una crisi del mondo intero e anche del nostro governante che magari non ha saputo governare. Italia è un paese ricco, si può vivere solamente del turismo. Certo, e quindi bisognerebbe capovolgere un po' le regole anche in quel caso. Le regole, educare i giovani, studiare, dare più possibilità e abolire la burocrazia che c'è in Italia. Chiarissima, è un problema nostro. Da amministratore, questo sentore del ma prima noi, poi loro, c'è? Assolutamente no. Allora, capovolgere il mondo vuol dire aiutare l'Ucraina a venire in Europa. 5 anni fa doveva venire in Europa, non è venuta per motivi politici. La nostra diplomazia non ha fatto nulla. Potrebbero già essere in un'Europa ed essere cittadini europei senza bisogno di documenti. E quindi aiutare i nostri anziani a fare le badanti in piena regola. Questo è un esempio di capovolgere. Le nostre imprese italiane, ecco, regola la tua amica giornalista, succhiano poco in giro per il mondo. Aiutano il mondo a imparare a lavorare, perché ti assicuro, da 20 anni di esperienza in giro per il mondo, i nostri imprenditori, non solo veneti ma italiani in genere, meriterebbero di avere la possibilità di rimanere in Italia a svolgere il loro lavoro, quindi dare lavoro anche al 25enne nipote della nostra ascoltatrice, non investire 1.000 milioni di euro in Serbia solamente per fini economici di profitto. Rimanere in Italia a lavorare vuol dire aumentare la possibilità di lavoro per gli italiani, aumentare la possibilità di lavoro per gli immigrati, e andare all'estero a lavorare per le aziende italiane vuol dire insegnare, dare un futuro a tanti giovani all'estero che non hanno conoscenze tecniche per lavorare. Io in giro per il mondo ho trovato bravissimi ragazzi di tutte le nazionalità che capovolgevano il loro modo di essere avendo la possibilità di lavorare, avendo la possibilità di portare a casa un stipendio mensile, e questo per loro è la prima volta, e si applicavano, si applicano a tutti gli effetti, appunto, al lavoro. Quindi come amministratori, secondo noi, dobbiamo imparare da loro tantissime cose, dobbiamo imparare a cambiare noi stessi ogni giorno, ad essere sempre disponibili a dare con i nostri uffici un servizio, non aumentare la burocrazia, perché un cittadino straniero che si presenta in un paese che non conosce ha bisogno anche di essere rassicurato, ha bisogno di essere accolto, ha bisogno di sentirsi, non dico a casa sua perché la sua casa è diversa, però almeno aiutato in quelle che sono le sue esigenze quotidiane. Diamo una mano a questa gente, perché questa gente non serve solo a noi, ma serve a tutti i nostri figli che stanno crescendo.
Chiaro, Sindaco Gottardo, siamo in chiusura anche di questa seconda parte. Prima di lasciare la parola a Giulia, che magari ci ricorda anche le coordinate, quindi dobbiamo davvero superare i luoghi comuni, un po' come diceva Angelo Squizzato, ma trovare il coraggio di capovolgere il mondo svegliandosi un po' anche e forse tirando fuori creatività, ingegno e solidarietà, perché poi serve anche questa. E sarà un po' l'argomento della seconda parte, perché adesso entriamo nel cuore di questo capovolgimento. Giulia. Sì, io ricordo i nostri numeri per intervenire, via sms 392-666-0099. Informazioni di servizio, inutile che chiamate su questo numero perché è un numero che serve solo per gli sms. Il nostro numero di telefono invece, se volete intervenire telefonicamente, quindi con la vostra voce, è il 340-9434-843 e chiaramente aspettiamo i vostri contributi. Questa sera sono moltissimi anche dalla nostra piazza virtuale, vediamo come riusciamo ad alzare l'orizzonte di questa discussione e quindi appuntamento dopo la pubblicità. Rimanete con noi in diretta dalla Caritas di Treviso. Non solo musicale ma anche di danza e ben ritrovati, fatti nostri la piazza in diretta su Telechiara. Se non avete ben capito che cosa sta succedendo, perché magari vi siete appena sintonizzati, siamo durante il nostro talk show del venerdì sera, ma è una puntata speciale. La domanda che ci chiediamo è: pronti a capovolgere il mondo? Lo stiamo facendo insieme agli organizzatori di Ritmi e Danze dal Mondo. Insomma, quello che avete appena visto è solo un assaggio di quello che potrete gustare il prossimo fine settimana, dal 22 al 24 giugno, nel parco di Villa Wasserman a Giavera del Montello, e vi consigliamo davvero di venire a trovarli in questo caso. Siamo in diretta dalla sede Caritas di Treviso, ci stiamo chiedendo appunto se è possibile capovolgere il mondo nel quale stiamo vivendo, e stiamo vivendo una situazione sicuramente non facile. Diamo una svolta un po' a questa chiacchierata, a questo dibattito. Se nella prima parte ci siamo concentrati un po' sulla crisi, sulle difficoltà, anche sul mondo del lavoro vissuto in maniera difficile anche dagli immigrati, non solo dagli italiani, adesso cerchiamo di rispondere davvero a questa domanda. Lo potete fare anche da casa con un sms al 392-666-0099. Vorrei chiedere a Don Bruno Baratto e anche a Rosa Basilio dell'associazione Ritmi e Danze:
Era il caso di fare festa anche quest'anno, Reti Medanze c'è da 17 anni, ma anche da prima, come ricordava bene il sindaco Gottardo, era il caso di fare festa. Perché avete deciso di fare festa anche quest'anno, o forse soprattutto quest'anno, e perché questo titolo, ovvero Capovolgiamo il Mondo? Ci abbiamo pensato se fare festa ancora oppure no, non è che non ci abbiamo pensato. Poi abbiamo detto sì, proprio in questo momento ha senso fare festa. La festa diventa un momento in cui si tende a ritrovare insieme, a mettere insieme energia, per ritrovare energia sovrabbondante da vivere poi dentro le fatiche della vita quotidiana. E quindi ha particolarmente senso fare festa in questo momento. Però volevamo dare un segnale che ci rendiamo conto di in che situazione ci troviamo. Per questo abbiamo suggerito questo tema provocatorio, chiaramente, capovolgere il mondo, capovolgerlo con sguardi che vengono anche da altrove, con sguardi che non sono magari soltanto i nostri, come è già venuto fuori nelle provocazioni precedenti. Quando si muovono gli equilibri, a volte vengono a galla, emergono possibilità, risorse che prima non erano così chiare, così presenti. E allora perché non tentare di guardarle queste risorse, queste possibilità? E di non restare soltanto inchiodati a un capovolgimento che ci viene addosso. Certo. Rosa, sì. Noi ci crediamo in questa festa perché crediamo che la unità fa la forza. Noi non smetteremo mai di sognare, anche se c'è la crisi, c'è la difficoltà. Tutti insieme ce la faremo. Quando diceva prima che noi siamo abituati, è perché noi sogniamo e un futuro meglio, sogniamo che la cosa possano cambiare e ci accontentiamo. Magari non sarà una festa che si spende tanto soldi, magari tireremo un po' la cinga, come dite voi, indietro, ma faremo la festa con tanta allegria e tutti insieme, perché crediamo in questa festa. Rosa, volevo chiederti, tu avrai degli amici italiani, chiaramente, tanti. Molti. Ecco, siamo meno capaci di voi di sognare? Tu hai adesso detto non smetteremo mai di sognare. Noi facciamo più fatica a sognare, siamo più pratici, più realisti, più forse anche un po' più pessimisti, secondo te? Certo, perché quando tu hai tutto... Tutto è dovuto e cosa deve sognare? Quando io era piccola, il sogno mio era avere una bambolina che costava come 5 centesimi con capelli e che avesse le scarpe. Sono passato di più di 20 anni e io questa bambolina ancora la sogno. Per quello studiava, faceva 5 chilometri per andare in scuola, andava avanti. Sono venuta in Italia senza conoscere nessuno, mio marito. Perché crediamo e sogniamo, invece qua tutto è dovuto e tutto l'abbiamo, dobbiamo insegnare ai nostri figli a guadagnarsi le cose e a sognare. Certo, certo. Io volevo, abbiamo un microfono nella parte destra, dove è sparito il nostro microfono qui? Sì, cerchiamo il microfono in realtà non era sparito, me ne ero proprio a te io, perché avevo già organizzato, Elena, una serie di interventi da parte delle associazioni. Sì. Vediamo se per un momento la signora Tamara dell'Associazione Ucraina riesce a passarlo davanti. Un secondo solo, Tamara, poi glielo restituisco subito. Glielo restituiamo volevo, subito. E poi lascio la parola a Giulia. Volevo dare voce però un attimo anche a Zied Kassawi, che è... ancora Kassawi, sì. Kassawi, grazie Zied, dell'associazione Ritmi, il presidente dell'associazione Ritmi e Danze dal Mondo, vicepresidente, co-presidente insieme naturalmente a Don Bruno. Sei tu il presidente dell'associazione? Ok, quindi ecco bene, co-presidente con Don Bruno. Zied, intanto anche per chi ci sta seguendo da casa, vediamo insomma una coreografia meravigliosa che abbiamo realizzato insieme a voi oggi pomeriggio con molto artigianato delle terre di Artigianet. E quindi Zied, volevo chiedere anche a te, non solo qui per lavorare come dipendenti, ma a volte anche con una creatività da imprenditori che possono dare un contributo e magari anche aiutare qualcun altro, perché no, a lavorare insieme. Sì, però il mio arrivo qui in Italia ho pensato di migliorare la mia vita e vivere bene con la mia famiglia. Dopo, entrando dentro questa festa bellissima che mi ha dato anche un po' di forza di cercare lavoro per me e anche per altre genti e non vengano qui, diciamo, che possono lavorare a casa e senza spostarci. Abbiamo creato questa litera di artigianè che dà un lavoro praticamente 5 famiglie in Tunisia che lavorano lì, dopo portiamo la roba qui
e giriamo dentro le feste e anche attraverso volontari della festa. Quindi insomma, Zied, si può superare questa crisi a volte anche con un po' di creatività e forse se non, se non dico una cosa grandissima, una delle cose che è diciamo che entra dentro questo titolo, capovolgere il mondo, che con questo poco riusciamo a far lavorare, almeno adesso siamo 5 famiglie che sono 22 persone che lavorano per le terre di artigianè. Certo, sì. E insomma anche questo è un segnale di buona volontà anzitutto e poi insomma di cercare di dare un contributo non solo alle vostre famiglie ma anche al territorio in cui vi trovate. Velocissimamente Zied, quest'anno capovolgiamo il mondo, invita un po' chi ci sta ascoltando a venire a Giavera il prossimo fine settimana. Diciamo, stringiamo tutti insieme e riusciamo a vivere e abbiamo visto anche che è iniziata questo discorso la Tunisia, che abbiamo visto che non possiamo andare avanti, abbiamo fatto la rivoluzione per mandare questo via e adesso sì, bisogna andare avanti, riusciamo a fare meglio assolutamente, sì. Grazie. Molte Zied anche per tutto il materiale che hai portato qui quest'oggi. Allora Giulia, ritorno il microfono alla rappresentante dell'Ucraina. Rappresentante dell'Ucraina, signora Tamara, associazione Ucraina Più, in realtà tutta la seconda fila è dell'associazione Ucraina Più, che a Tamara di alzarsi così, in piedi, sì. Grazie. Anche inquadrarla, sì, no, purtroppo sono esigenze, sì. Esigenze televisive, cioè, signora Tamara. Grazie, sì. Ringrazio, so che si erano preparati anche con i costumi tradizionali e anche con una piccola esibizione di una bandina. No, basta lì, Tamara, basta che solo alzarsi in piedi, solo grazie. In piedi. Scusate. E, no, allora, provo a venire. Vado io, vediamo io. Se ci basta capiamo. Basta solo alzarsi in piedi a favore di telecamera, grazie. Ecco, tutto lì. Allora, raccontiamo un po' che cosa porterete, per esempio, a Ritmi e Danze il prossimo fine settimana e un po' come vivete con la vostra comunità ucraina qui in Italia. Brevemente, perché sì, siamo in certo. Tanti. Siamo un'associazione Ucraina Più che esiste già da 8 anni e il nostro orgoglio più forte che abbiamo creato Scuola Ucraina, che è praticamente scuola registrata, accreditata presso Ministero Pubblica Istruzione a Kiev. I nostri bambini qui studiano lingua, storia e geografia ucraina e ricevono certificato statale ucraino. Proprio settimana scorsa era commissione didattica da Kiev, che i nostri 5 bambini hanno fatto esame di maturità, hanno ricevuto diploma e questi piccoli hanno ricevuto loro certificati di scuola statale ucraina. Questo facciamo proprio per capovolgere il loro mondo, ricapovolgere, perché possano tornare a casa con diploma ucraino. Un domani. Sì, un domani. E vorrei dire 2 parole per sì. Questa crisi, che parlano tanto, ma soprattutto questa crisi non è che esiste crisi economica, ma soprattutto tra di noi persone. Se noi non cominciamo a stringersi di più, stare più vicini ognuno ad altro, sarà peggio. Io ritengo non capovolgere, ma ricapovolgere, perché circa 50-70 anni fa abbiamo capovolto il mondo. E qualche anno abbiamo, fa veramente il tuo mondo si è capovolto a tua volta. Con internet, con industria, con tutto che è entrato così forte nella nostra vita, adesso dobbiamo ricapovolgere, rieducare a noi stessi, i nostri bambini, vivere con consumo meno e vivere più dignitoso e più onesto. Grazie. Grazie molto. Se c'è tempo poi cerchiamo di vedere l'esibizione. Speriamo. Non so se è ancora in linea il nostro telespettatore. Pronto? Forse. Il nostro telespettatore è pronto. Sì. Scusi, pronto? Bene. Sì, pronto. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Pronto. Io pronto. Mi ricordo. Con chi parliamo? Scusi, da dove ci chiama? 1906. Da Bassano. Abbassi, da Bassano. Per cortesia, abbassi la radio o quello che ha o la televisione, perché sentiamo il ritorno, altrimenti non capiamo. Prego. Sì. Sì. Allora, quando sì. Ero... Quando velocemente, ero... scusi se glielo chiedo, ma siamo davvero un po' con i tempi stretti. Prego. Ok. Comunque, quando ero giovane, avevo 6-7 anni, adesso ho 51 anni. Sì.
Sì, la sentiamo. Quando avevo 9 anni vedevo il primo extracomunitario, mi sembrava un extraterrestre. Adesso è un po' diversa la situazione, forse sarebbero tanti extraterrestri. Dopo mi sono laureato in filosofia e ho letto Kant e Hegel e mi sono reso conto che purtroppo la situazione è molto semplice: se non si ha una cultura filosofica non si può fare niente, perché le cosiddette culture, specialmente qua nel nord-est, sono soltanto culture fatte patriarcali e senza nessun risultato, vogliono solo il benessere e l'interesse individuale. Quindi lei ci dice il suo nome perché non l'abbiamo capito. Che legano i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel. Sì, lei ci sta dicendo che quindi bisognerebbe creare un po' una cultura forse un po' più profonda, ecco, in questo senso. Forse con una cultura un po' più profonda c'è più tolleranza, non so, è un po' questo che ci sta dicendo, giusto per capire il senso del suo discorso. Esatto. Grazie del suo contributo. Certo, non possiamo diventare tutti filosofi, però forse che effettivamente una cultura e una conoscenza maggiore, anche interculturale, aiuti, decisamente sarebbe opportuno. Giulia, abbiamo 10 minuti e abbiamo un video da vedere, quindi... Abbiamo un video da vedere, sì. Quindi chiedo alla signora Vera dell'Associazione sì. Costruiamo il Mondo, a cui chiedo di alzarsi velocemente, di essere... breve, di spiegare cosa fate in modo molto breve, di intervenire sull'argomento di questa serata, molto brevemente. Brevemente, io più che altro vorrei dire, pensando, venendo qui, cosa sono per me ritmi e danze dal mondo. E direi, in sintesi, oltre allegria, sapori e colori, per me sono un pensiero in movimento e i corpi in trance. Forse avete anche capito perché corpi in trance. Per capire il resto dovete venire alla festa. E mi piace questo filo conduttore di questo anno e vorrei dire una cosa. Si può capovolgere il mondo in tanti modi, uno di questi non misurare tutto con il PIL. Per esempio, se io produco i pomodori nel mio giardino, sono buonissimi, e senza pesticidi, li mangio, mi arricchisco. E tutto questo non entra nel PIL, nella ricchezza così misurata. Uno dei modi, possiamo anche pensare a altri. Insomma, c'è un universo che ci attende. Diamo la parola invece ad Aldo. No, purtroppo. Per fortuna abbiamo una telefonata. Mi scuso anche con chi sta seguendo da casa. Abbiamo dei tempi un po' stretti, quindi pronto, con chi parliamo? Sinteticissimo, per cortesia. Buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Io dovrei chiedere informazioni, io ho 7 anni che non lavoro più, cosa devo fare? Scusi un attimo perché abbiamo un po' un'interferenza qua, siamo un po' indisciplinati, prego, ripeta, scusi, abbiamo un telefonino, prego. Siccome io ho 7 anni che non lavoro più, cosa devo fare? Prego, scusi, non abbiamo capito, scusi. Allora, io sono da San Paolo di Piave, 7 anni che non lavoro più, cosa devo fare? Ah, scusami, non avevo capito la domanda, sono 7 anni che non lavoro più, sì, io capisco il dramma che stai vivendo, non siamo qui purtroppo per dare delle risposte sulla crisi e sulla disoccupazione. Se mi rendo conto che il tema affrontato nella prima parte era anche questo. Credo che la stessa domanda se la stiano ponendo molte altre persone come te e anche molte persone straniere. Noi possiamo solo esprimerti la nostra solidarietà, purtroppo non abbiamo delle risposte. Franco, a una domanda del genere cosa si può rispondere? Sono 7 anni che non lavora il nostro amico di Ponte di Piave. Cioè la crisi vera e propria al nostro territorio è iniziata negli ultimi 3 anni, quindi... Bisogna poi vedere ogni singolo caso e sarebbe difficile. Prima forse avevamo il problema a posto, che magari si aveva qualche difficoltà a cercare dipendenti. Questo non significa che il problema sia drammatico e che vada affrontato. Ecco, io credo invece che bisogna cominciare a pensare a come fare a uscire da questa crisi.
perché noi oggi pensiamo a come fare a sopravvivere oggi e non ci preoccupiamo che per uscire da questa crisi noi abbiamo bisogno di crescere, e per crescere bisogna investire, e investire particolarmente sulla formazione. Quando usciremo da questa crisi, noi degli immigrati ne avremo bisogno, e ne avremo bisogno di immigrati più formati di quelli che abbiamo oggi. Certo. Aldo, Aldo Pavan, fotoreporter, hai 30 secondi per annunciarci il video che vedremo adesso. Vi annuncio il video che vedremo a Ritmi e Danze del Mondo. Vedremo un pezzettino di 5 minuti, andiamo sulle Ande, andiamo in Bolivia e parliamo della lotta delle donne, perché loro chiedono con forza di poter vedere riconosciuti i propri diritti. E vedrete qui appunto un estratto di quel video dove parla tra l'altro anche la vicepresidente del Parlamento, che è una ciolita, cioè una donna di quelle che vedrete adesso nel video, che portano un cappellino e dei vestiti molto larghi, cioè una contadina. Queste ciolite non potevano entrare neppure nella piazza del Parlamento, e di recente, grazie alle loro lotte e grazie anche a Evo Morales, sono riuscite a vedere riconosciuti parte dei loro diritti. E allora c'è già chi il mondo sta cercando di capovolgerlo. Spostiamoci nelle Ande, in Bolivia, allora. Morena bacia calda, ya quiero bailar al ritmo de las matracas, quiero gozar. Morena bacia calda, ya quiero bailar al ritmo de las matracas, quiero gozar. Mi nombre es Rosa Queso Ichuta y yo soy responsable administrativa de esta asociación de artesanas Amparampi. Acá trabajan en grupo las mujeres, más que todo el objetivo es de mejorar la calidad de vida de cada de las mujeres productoras que trabajan en esta asociación. También no solamente, digamos, acá comparten, trabajan con alegría ellas, sus problemas, también ellas socializan, también la situación del país, y también al mismo tiempo asisten a los seminarios, talleres, a diferentes instituciones que acá se encuentran en la Ciudad del Alto, en La Paz. Los productos de fieltro que realizamos en diferentes variedades, que son pantuflas, arlequines, payasos, hasta floreros. Y estamos en esa marcha de entrar a comercio justo con nuestros productos. Las mujeres individualmente no pueden hacer nada. Por eso que nosotros hemos agrupado mujeres en la Ciudad del Alto y en todos los distritos, ¿no? No solamente en un lugar, para que ellos aprendan y tengan un ingreso en su hogar, para que no estén en la calle mendigando. Así también agrupándose aprenden a expresarse un poco, porque cerrado en la casa no pueden estar, ¿no? Pero hacia afuera muchas cosas aprenden agrupándose entre mujeres. Yo como representante de las mujeres aymaras indígenas de acá de La Paz, pues para defender a las mujeres estoy acá, para que hoy en el día las mujeres sean valoradas, ya no haya discriminación.
gracias a nuestro hermano Evo Presidente Evo Morales, pues ha realzado a las mujeres que antes los gobiernos, nunca una mujer indígena, una mujer aymara llevaba hacia el gobierno, pero hoy en el día él pues ha dado más importancia a las mujeres, 50% mujeres y varones que hoy en el día estamos acá en el Senado, hay indígenas de todos los departamentos, como yo, primera vez una mujer de pollera está acá como primera vicepresidenta del Senado. Sí. Azara Bolsén es un centro de producción y de comercialización que obtiene a las mujeres de menos recursos que tienen muchas familias para poder apoyarles en la parte de ingreso económico en las familias. La luz es como este subiente de oro. El comercio justo da oportunidades, el trabajo hacia las mujeres, a los pequeños productores y además da esa oportunidad de que pongan los productores los precios, ¿no? Y no permite que los niños sean explotados. Y después mantiene también la materia prima orgánico y ecológico para nuestros clientes. No solamente es ganar la plata, sino Azara Bolsén da una oportunidad del punto de encuentro de las mujeres para discutir un poco la parte social, la parte problemática, la parte de machismo, la parte de igualdad de derechos de la mujer. Entonces son espacios de las reuniones donde discutimos cómo nosotros podríamos tener ese mejoramiento de poder lograr algún día la liberación del machismo. Nuovamente insieme, ecco l'applauso della sede Caritas di Treviso per quest'ultima puntata di Fatti Nostri La Piazza, il talk show di Telechiara che questa sera cerca di capovolgere il mondo, lo stiamo facendo anche con musiche, con video, con immagini, perché l'invito a capovolgere il mondo è quello che rivolgeranno anche le molte associazioni che compongono Ritmi e Danze dal Mondo, la festa multietnica che ci ha dato una mano a organizzare questa puntata e quindi noi vi invitiamo dal 22 al 24 di giugno, il prossimo fine settimana, a Giavere del Montello, davvero lasciarvi un po' capovolgere da questa festa, da questo incontro di culture, di storie e anche per esempio di musiche e di cucina che troverete lì a Giavera. Prima di andare in pubblicità abbiamo visto un piccolo estratto di un video che verrà poi proiettato proprio a Ritmi e Danze dal Mondo, un lavoro realizzato da Aldo Pavan, fotoreporter, con le donne boliviane. Aldo, brevemente il senso di questo tuo lavoro. Ho voluto documentare come le donne delle Ande stanno lottando per i loro diritti e per ritrovare uno spazio nella società. L'altro pezzo che vedrete a Ritmi e Danze del Mondo, dove vi aspettiamo tutti, riguarda l'Ecuador. In Ecuador c'è una comunità a Salinas dove donne e uomini, in questo caso, si sono dati da fare e hanno creato una situazione di economia solidale e hanno fatto sì che la popolazione di questo piccolo paese delle Ande, a 2800 metri, non lasciasse il proprio paese e si inurbasse verso la capitale. E quindi, andando contro le tendenze dell'agricoltura, hanno deciso di continuare a restare nel loro paese, di aiutarsi e di dedicarsi in maniera organica e organizzata ai loro campi, alle loro terre e alla loro pastorizia.
insomma vedremo quindi Aritmi Danze l'altra parte di questo tuo bel lavoro di cui abbiamo visto solo un estratto questa sera. Per capovolgere il mondo ci vuole quindi tenacia, ci vuole coraggio, a volte ci vuole anche un po' di sofferenza e ci vuole storia, e la storia è quella delle associazioni che sono presenti nel nostro territorio e che animano poi Ritmi e Danze dal Mondo. Giulia, raccontiamole queste associazioni. Sì, raccontiamo le associazioni, continuiamo a parlare di donne con la Lita dell'associazione dei Filippini. Arita, alzati che così raccontiamo un po' cosa fate e come parteciperete a Ritmi e Danze nel Mondo. Allora, noi Filippine cuciniamo di domenica e poi partecipiamo alla parata. Comunque questo è il quarto anno che partecipiamo alla Ritmi e Danze del Mondo. Il discorso del pronte per capovolgere il mondo, possiamo capovolgere questo mondo di crisi, diciamo, per un po' di sacrificio di ognuno di noi. Mi permetto questo discorso perché sono straniera, ma 30 anni che sono qua in Italia e conosco gli italiani e anche il discorso dell'abitudine. Siamo troppo abituati, dico, come dico io, perciò possiamo anche risparmiare un po' di soldi, basta che noi guardiamo intorno ai nostri ragazzi che spendono tanti soldi solo per telefonino. Penso che se noi diminuiamo questo discorso qua della tecnologia, possiamo già stare anche meglio. Un po' meno superfluo, sì, quindi sì. C'è tanto perciò, superfluo attorno a noi. Non solo noi stranieri che abbiamo la crisi, ma proprio tutti gli italiani hanno bisogno anche di questo sacrificio. Grazie. Grazie Anita, e ritrovare un po' di sobrietà forse anche questo è un modo di capovolgere la situazione. Sì, attraversiamo la nostra corsia per parlare invece con Farik della Federazione Burkina Faso, ma anche di cittadinanza attiva di Treviso, insomma fa parte di un sacco di associazioni. Fare innanzitutto parliamo del Burkina Faso, che è il paese che suppongo da dove tu provieni. Cosa fate nella vostra federazione e come siete coinvolti all'interno del Festival di Javera? Okay. Buonasera a tutti, io mi chiamo Zare, sono presidente della Federazione delle Associazioni Culturali del Burkina Faso. Allora, parlando già di associazione culturale, si capisce che stiamo promuovendo la cultura del nostro paese, il Burkina Faso. Come l'ho sempre detto, noi siamo i veri ambasciatori del nostro paese, perché la nostra ambasciata si trova a Roma, ma uscendo, girando per le varie città, incontrando altre realtà associative italiane, sempre la gente ci chiede, il Burkina Faso cos'è? E noi rispondiamo sempre che è un paese situato tra il Senegal, il Mali, il Costa d'Avorio e il Ghana. Perché sono questi paesi, essendo già andati ad esempio in Coppa del Mondo, li conoscono. Allora una volta che ti metti in mezzo a questi qua, subito la gente vi ritrova. Se voglio andare più avanti, parlo anche al nome del coordinamento delle associazioni di immigrati del Burkina Faso, della marca trevigiana. Posso dire che noi abbiamo già capovolto il mondo insieme a Ritmi e Danze del Mondo. Perché vi lo assicuro, se oggi qualche volta quando torniamo in Burkina Faso, i nostri nonni che hanno vissuto un po' la schiavitù, gli dici che lavori vicino a un bianco, non ti crede. Perché loro pensavano che non era possibile. Allora, già che siamo qui mano a mano, grazie a Ritmi e Danze del Mondo, ogni anno passano lì più di 60.000 persone a 80.000, ma incontrandoci, sensibilizzandoci, emancipando ainsi queste realtà, questo modo di pensare, allora abbiamo già capovolto questo mondo, certo. Secondo me. Tra di voi l'avete capovolto, forse dovete fare ancora un piccolo sforzo e aiutarci a capovolgerlo insieme. Infatti, questo vi aiuteremo volentieri, perché penso che come le varie date li dimostrano qui, non siamo venuti per tornare, anche se noi che abbiamo qua 40-50 anni torneremo, i nostri figli rimarranno qua, perché vi assicuro anche quando chiacchieri un po' con loro, quelli che sono nati qui, gli dici che guarda ti porto a casa, ma la fascia cambia. E quelli là sono pronti a morire qua, non torneranno più, mai. Allora bisogna già aprire gli occhi e lavorare mano nella mano. È semplice dire, ad esempio, che quando c'è difficoltà, la capra espiatoria è sempre il vicino e l'altro che non conosco.
Ma se vogliamo entrare nelle profondità, l'immigrato non è niente. Bisogna prendersela con le banche. Bisogna prendersela con gli evasori. 47 miliardi che sono andati via, lo Stato non può recuperare. Ma è questo qua. Chiarissimo, chiarissimo. Allora cerchiamo. Quando la gente chiama da casa, ah, l'immigrato è così, l'immigrato ha fatto quello là. No. Da sarebbe già importante confrontarsi su questo. Un po' da come noi c'è un detto stasera. Popolare che dice che il nemico non bisogna andare lontano per cercarlo, è vicino a te. Allora, anche l'amico però. Gli italiani sono i problemi dell'Italia. Dobbiamo iniziare a cambiare le mentalità di là. Certo. Un immigrato non può difettare un trafficante di droga se non c'è un italiano davanti, non è possibile. E qua si aprirebbe un dibattito troppo lungo per me. Grazie a Rino Africa che ci riporta all'ordine. Giulia, mentre tu raggiungi magari il Camerun, io ricordo che il venerdì sera, e chiedo di alzarsi in piedi, il venerdì sera a Ritmi e Danze dal Mondo c'è un dibattito sulle buone pratiche per capovolgere il mondo. Ci sono molte associazioni di immigrati, ma anche associazioni del territorio. Una di queste è proprio la NCE, ovvero il Movimento di Cooperazione Educativa. Allora, chiedo a, non ricordo il nome del Movimento Cooperazione Educativa, di... Funziona, sì, certamente. Funziona, buonasera intanto, buonasera. Ben arrivati. Capiamo sì. Che cosa, chi rappresentate, che cos'è? Allora, il mio nome intanto è Maria Teresa Roda, il Movimento di Cooperazione Educativa è un'associazione prevalentemente di insegnanti, ma è allargata a educatori, a chi lavora anche nel sociale. Esiste in Italia dal 1951 e si ispira a un pedagogista francese che si chiama Freinet. E questo pedagogista, che è vissuto già ai tempi della Prima Guerra Mondiale, ha avuto l'esperienza della colonizzazione francese, per cui già nelle sue classi c'erano dei piccoli bambini algerini e oltre a un sistema cooperativo che ha messo la figura dell'insegnante un po' a lato e quindi con un sistema totalmente rovesciato rispetto alla figura gerarchica del maestro o dell'insegnante, è stato uno dei primi che ha fatto interloquire culture diverse, a partire da una visione molto critica del colonialismo francese. Qui in Italia lavoriamo un po' sparsi su tutto il territorio, ma è un'associazione che conta su 40 movimenti nazionali provenienti da tutto il mondo. Quindi siamo l'unica associazione pedagogica presente un po' ovunque. Prevalentemente in America Latina, dove abbiamo molti rappresentanti, poi in conseguenza del fatto che Freinet era dell'area francofona, abbiamo amici in Senegal, in Camerun, in Benin, un po' anche sparsi per l'Africa. Allora, il modo di rovesciare un po' nostro, sì, il mondo, è quello di vederlo con gli occhi dei piccoli, a partire proprio dalla scuola dell'infanzia. Le scuole dell'infanzia ormai sono veramente, io vengo da un'esperienza di direzione scolastica e avevo una scoletta dell'infanzia dove ormai i bambini provenienti da altri paesi superavano il 50%. E a cominciare da lì, dalla pratica linguistica, dalla possibilità di praticare anche più linguaggi e dal vedere insieme come si possono apprendere non solo esperienze di gioco diverse, culture diverse, noi siamo convinti che questo approccio pregiudiziale sia assolutamente assente dal loro modo di vedere e che a partire da loro noi possiamo combattere questi pregiudizi anche nel mondo adulto. Maria Teresa, ti rubo un altro minuto, appunto, con l'operato del Movimento di Cooperazione Educativa. Avete potuto constatare che attraverso i piccoli riuscite a raggiungere anche gli adulti poi effettivamente e a capovolgere un po' forse il loro modo di vedere le cose? Allora, l'immediatezza è nei piccoli. C'è un grossissimo lavoro da fare con genitori e con le famiglie. Comunque l'esperienza veneta è una delle più avanzate sia dal punto di vista dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e quindi come lingua veicolare che consente una comunicazione nella comunità scolastica ma anche altrove. Con le famiglie occorre fare
un altro tipo di lavoro con gli adulti, che è una forma di mediazione culturale alla quale noi lavoriamo attraverso la presenza anche di mediatori culturali nelle scuole. Ohimè, qui dobbiamo lamentare proprio per ragioni di crisi il taglio della presenza di ore di queste figure particolari, ma direi che ormai l'esperienza è molto consolidata e che attraverso i bambini siamo davvero riusciti a raggiungere anche le famiglie, le loro famiglie. Grazie, chiarissimo. Grazie a Maria Teresa del Movimento di Cooperazione Educativa Educante, che vi ricordo sarà protagonista insieme a molte altre realtà di un dibattito un po' simile a questo, se vogliamo, venerdì prossimo, ad aprire un po' la tre giorni di Ritmi e Danze dal Mondo, di cui parleremo tra poco proprio del programma. Giulia, altre associazioni? Sì, io mi sono spostata di tre passi, ma mi sono spostata in realtà di un paese. Siamo infatti assieme al Camerun, siamo con John, che fa parte del, spero di pronunciarlo bene, Manu Social Cultural and Development Association. Quindi la parola culturale, la parola sviluppo è all'interno della vostra associazione. Cosa fate e come capovolgete il mondo? Sì, buonasera a tutti. Manu Social Cultural and Development Association è una delle associazioni camerunese. Quindi Manu è una regione in Camerun. E il nostro obiettivo è di raccogliere aiuti per mandare giù, diciamo, ad esempio, aiuti ospedalieri, e anche noi aiutiamo i bambini, anche studenti con meno opportunità. E per capovolgere il mondo, noi, diciamo, per affrontare la situazione della crisi con meno problemi sarà facile per risolvere il problema. Quindi noi funzioniamo con associazioni giovani nella nostra regione per la sensibilizzazione alle persone che è meglio di stare giù, stare, rimanere in camera, mantenere un lavoro che uno ha, e quindi è meglio di stare giù che di spostarsi per cercare per meglio. Quindi generare adesso anche una nuova cultura all'interno di chi invece tra di voi vuole spostarsi, invece fargli capire che è meglio cercare di operare al meglio nel proprio paese. Sì, perché ci sono tante persone che abbandonano il loro lavoro pensando che di là, dall'altra parte, sta meglio. Ma arrivano qui, trovano un'altra situazione molto diversa. Sì, quindi per capovolgere il mondo noi stiamo cercando di fare quella sensibilizzazione. Sì, insomma, per capovolgere il mondo a volte bisogna prima conoscerlo, ecco, e capire anche dove è meglio andare, soprattutto dove è meglio restare, se si ha un lavoro e se si può chiaramente operare sulle basi che poi sono sulle proprie radici. Grazie John. Grazie. Vediamo, prego. Salutiamo anche prego l'Albania, che è rappresentata, e io vorrei andare subito da Renato Tapino, direttore artistico, anche se proprio non vuole definirsi così, di Ritmi Danze dal Mondo. Renato, ti chiediamo il ruolo che ha per esempio la musica, lo spettacolo all'interno di Ritmi e Danze, e poi con te i momenti principali di questi tre giorni, anche per incuriosire i nostri telespettatori a venire. Allora, la cosa che voglio dire per prima è che la festa è prima di tutto un momento di incontro, e quindi io inviterei le persone che ci stanno seguendo dall'altra parte dello schermo di venire a vivere questa esperienza, perché venire a Ritmi e Danze dal Mondo è un'esperienza di vita, un'esperienza di incontro, fatta anche di musica, fatta di danze, fatta di cucina, fatta di tantissime cose. Adesso ci vorrebbe mezz'ora per raccontare un po' tutto. Non ce l'abbiamo. 10 minuti quindi scarsi. Molto sinteticamente posso ricordare alcuni appuntamenti salienti, partendo appunto dal venerdì 22, che sarà dedicato appunto al tema capovolgere il mondo. Non sarà un vero e proprio dibattito, sarà una presentazione breve di queste associazioni che abbiamo scelto, che si presenteranno, e poi i relativi approfondimenti potranno essere fatti nei banchetti che noi predisporremo. Il tutto si chiuderà con il concerto della banda di Piazza Caricamento, un'orchestra multietnica di 13 elementi che arriva da Genova, e la particolarità di questo concerto è che l'alimentazione dell'impianto audio viene data da 10 biciclette e relativi pedalatori. Quindi invitiamo anche il pubblico che da casa avrà voglia di smaltire qualche chiletto di venire a pedalare a Giavera, a partecipare in questo concerto molto particolare e coinvolgente.
Passando al sabato, entriamo nel vivo della festa e qui il clou sarà lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni alle 21. E Alessandro Bergonzoni, attore di fama nazionale, certo, certo, eccetera, eccetera, che capovolgerà il mondo con il suo straordinario modo di affrontare le parole. E a chiudere la serata, un altrettanto travolgente orchestra che arriva dalla Macedonia, che noi abbiamo potuto sentire in un festival in Serbia quest'anno. Per chi ama le musiche di Bregovic, posso solo dire che a me questi veramente mi hanno ancora di più coinvolto e stupito per la loro bravura e grande carica. Quindi un concerto straordinario a seguire. E poi la domenica la festa vera e propria con l'esibizione di tutte le associazioni, oltre che di molti altri gruppi che arrivano dal resto del mondo. Quindi posso fare un elenco, ma è veramente lungo. Non lo facciamo, lasciamo la curiosità, Renato, esatto, scusami se purtroppo esatto ti facciamo anche un po' correre, ma siamo davvero alle battute finalissime. Siamo alle battute finali, stavo controllando dove stavi andando. Stavo cercando di riuscire a organizzare una piccola sorpresina. Organizza la sorpresa, io vado in zona Ucraina più, alle sì, due nostre Giulia, ragazze. Prima di passare alla musica sì, facciamo proprio 30 assolutamente secondi, ma sul loro serio 30 secondi di chiusura. Io andrei da Rosa a questo punto, che rappresenta un po' di medaglia del mondo. Si può capovolgere questo mondo, quindi Rosa? Mondo cambiando tutto, e un consiglio alla persona che ha un problema, che non lascia che cattivi pensieri prendano sovente la sua vita, che aumenti la sua fede, che si avvicini più a Dio e che parli e che lega la Sacra Scrittura. Grazie Rosa. Sindaco, si può capovolgere questo mondo? Siamo pronti per farlo? Con tutti questi amici sicuramente sì. Con tutti questi amici sicuramente sì. Franco? Sì, Javera è uno strumento importantissimo per capovolgerlo. È il più straordinario investimento in relazioni sociali. È un'occasione in cui decine di migliaia di persone si incontrano. Quindi non solo Javera, ma se possibile 10 volte Javera. 10 volte Javera. Don Bruno, un flash? Questo flash che vi stiamo regalando questa sera. Angelo Squizzato, lo possiamo capovolgere il mondo velocissimamente, proprio in un flash? Cerchiamo di consolidare questo mondo, prima di tutto, realisticamente. Viviamo questo mondo e una volta che l'abbiamo vissuto convintamente, possiamo anche tentare soluzioni migliori. Tentiamole queste soluzioni migliori, intanto tentiamo di ascoltare queste Anna, due. Ricordiamo, Anna e Olga, che ci accennano una canzone che parla, cioè, di una speranza, quella che i nostri bambini e i nostri figli stiano meglio di noi. Prego, Anna e Olga, vai. Сонечко на дворі знову сяє, про мені дарує золоті. Наші квіти підростають і летять, мов птахи у світі. Не давайте сум жити, посміхайтесь повсякчас. Наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Наші діти будуть жити краще нас. Grazie Anna! Bravissime! Non abbiamo davvero più tempo, Giulia. Grazie. Chiudiamo e poi chiudiamo in musica. Noi chiudiamo in musica sì, questa sera. In realtà chiudiamo in musica la nostra serie, Fatti Nostri La Piazza, questo nostro esperimento di quest'anno, di questo nuovo palinsesto televisivo, che è andato assolutamente bene. Speriamo certo di poterlo ripetere anche l'anno prossimo. In realtà però i nostri venerdì non termineranno qui. Oggi. Termineranno oggi. La prossima settimana, non dalle 21, ma dalle 19.30 alle 21.30, un evento eccezionale, Telechiara per il terzo anno di seguito è media sponsor del record che la Fondazione Città della Speranza cerca di portare a casa in favore appunto della costruzione della torre della ricerca dell'Associazione Santa Lucia per la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli. 22-23 giugno a Padova, quindi si terrà e si cercheranno di battere due record quest'anno, uno di nuoto e uno di corsa, e noi ci saremo e seguiremo 24 ore in modo particolare in diretta sempre venerdì prossimo. Però poi, finito il record, tutti a Giavera del Montello, sempre dal 22 al 24 di giugno, Ritmi e Danze dal Mondo. Grazie a tutti, non abbiamo il tempo di nominarvi. Davvero. Grazie a Ritmi e Danze, grazie alla Caritas che ci ha ospitato, grazie al nostro staff tecnico che questa sera abbiamo messo duramente alla prova, senza i quali non andremo in onda. Ci salutiamo con Rino Africa e davvero buonanotte e contiamo di vederci il prossimo settembre. Grazie per averci seguito. Anche questo, grazie. Rino Africa.